È una vittoria fondamentale per proseguire quello che di buono avevamo iniziato dopo Tropea ed iniziare il giorno di ritorno nel miglior modo possibile, anche se domenica scorsa a Montepone siamo usciti nel miglior modo, però c'era già da una settimana con la prestazione della squadra, la crescita continua che è dovuta solo all'impegno e alla costanza dei ragazzi. Penso che questo sia il giusto premio per il sacrificio che si stanno facendo e per quanto si stia insistendo, insomma, senza perdersi d'animo ad inseguire chi ci sta su e a non mollare un attimo. Sono contento soprattutto per i ragazzi perché meritavano assolutamente questa vittoria, perché gli dà morale, perché ripaga di tanti sacrifici ed è il giusto premio anche al percorso che abbiamo iniziato a fare in questo girone di ritorno, cercando di guardare di partita in partita per accumulare punti che magari nella griglia playout poi saranno indispensabili e fondamentali. La sconfitta ci potrebbe anche stare, diciamo, perché noi siamo reduci. Purtroppo da un paio di settimane abbiamo parecchi giocatori che sono stati fuori, un po' malandati, non hanno potuto allenarsi, quindi praticamente veniamo da un periodo buio. Però devo anche dire che dai miei ragazzi sinceramente mi aspettavo decisamente di più, perché la squadra ha delle potenzialità sicuramente maggiori di quelle espresse oggi in campo. Io devo dire, da parte, per via dell'atteggiamento dell'arbitro, che ha penalizzato, dico chiaramente, tutte e due le squadre, ha penalizzato prima, perché cioè, ha cominciato un po' a fischiare in maniera poco precisa. Fallo per noi lo dava a favore del Calloni e il fallo del Calloni lo dava a nostro favore. Noi del resto abbiamo preso il secondo gol pure per un fallo laterale che era nettamente nostro. Dato allora abbiamo preso il gol, ci ha precluso la partita. Oltre ad altri episodi, un episodio su un rigore piuttosto dubbio nei nostri confronti, ammonisce il nostro centravanti e dà punizione a favore del Calloni. Non perché il Calloni non abbia alla fin fine come dire, meritato, ha fatto la sua partita, doveva vincere per cercare di restare ancora a galla. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro campionato, è chiaro, abbiamo tre giocatori fuori uso, se li recuperiamo penso che siamo nelle possibilità anche di poter disputare i playoff, perché la vera sorpresa non è quella vista oggi qui a Cavolo. Quindi ha vinto la prima volta in casa. Buonasera a tutti, il Cavolonia per la prima volta vince in casa, speriamo sia la prima di una lunga serie di vittorie. I ragazzi hanno continuato ad allenarsi tutto il periodo di Natale, quindi i risultati li vedremo sul campo. Ringrazio quindi tutta la società, i ragazzi e il mister che stanno veramente dando un grande impegno con sacrifici.